Io voglio ringraziare il signor Rettore, tutti i professori dell'Università di Teramo, il Foro, il Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Teramo, l'ARTA, tutti gli operatori delle forze di polizia che verranno sicuramente coinvolti in questo master. Io vorrei, mi darete qualche minuto perché devo spiegare come siamo arrivati al master dell'ambiente, perché altrimenti innanzitutto noi siamo partiti già alcuni anni fa insieme al professor Perdonati, a tutti i professori dell'Università di Teramo, agli avvocati, per creare il laboratorio Giustizia Teramo, che era una struttura che voleva essere un ponte tra il mondo accademico, il mondo della forense e il mondo della magistratura e il mondo degli operatori. Cioè si doveva calare nella realtà pratica partendo naturalmente dalla impostazione culturale, scientifica, creare questo ponte che talvolta viene ridotto, talvolta ha delle fratture e questo determina una problematica. E questo ha determinato poi una serie di convegni di ampio respiro che abbiamo organizzato insieme all'Università di Teramo, agli avvocati e ai professori universitari, di respiro nazionale e internazionale, che hanno riguardato tantissimi argomenti, dalla tratta degli esseri umani a tantissime altre vicende che hanno problematiche che hanno riguardato la giustizia. Come nasce questo master sull'ambiente? Nasce da un'esigenza. Tutti noi abbiamo una missione, è quella di tutelare l'ambiente dell'Abruzzo. E il patrimonio più importante che abbiamo, non ne abbiamo altri di maggiore, è il giacimento che solo se adeguatamente valorizzato costituisce il futuro delle prossime generazioni. Parlo del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale. Questo patrimonio era stato finora gravemente vilipeso. Quando stavo per arrivare alla procura di Teramo mi arrivarono una serie di messaggi da parte di cittadini teramani, numerosi, anche sulla stampa. Dice: lei procuratore che è stato procuratore della Terra dei Fuochi, quello che ha fatto le indagini in materia di ecomafia e per cui mi sono dovuto interessare quando stavo alla distrettuale antimafia a Napoli dei maggiori processi in materia di cosiddetta ecomafia, e lì troviamo gli effetti poi di questo disastro, perché abbiamo tantissima popolazione che è affetta da tumori, perché questi veleni che abbiamo importato da tutta Italia tramite il clan dei Casalesi e altri hanno inquinato profondamente, avvelenato le falde di quell'area. E quindi abbiamo assistito a un disastro ambientale di proporzioni immani, irreversibili. Ebbene, noi dobbiamo, come missione che abbiamo, fondamentale, è la prima, perché è la base della vita, tutelare questo enorme patrimonio di montagne, di vallate, di fiumi, di costa, che costituiscono il patrimonio più importante che abbiamo. Ebbene, questo patrimonio era stato finora non adeguatamente custodito. Avevamo da un lato una desertificazione del territorio di montagna, con decine di paesi che stanno morendo nella indifferenza totale di tutti, perché siccome la politica contano le persone se ne stanno andando, questi territori. E quindi progressivamente non hanno importanza questi territori. Non c'è una politica in questo momento di effettiva governanza di questi territori. Il terremoto sta distruggendo, ha dato il colpo finale a questi poveri paesi, bellissimi paesi. Noi abbiamo paesi come Civitella del Tronto, Castelli, e potrei continuare a lungo, che rappresentano la storia dell'Abruzzo, che la storia dell'Abruzzo non è una storia di aree costiere, è una storia di montagne completamente abbandonati e dimenticati, dove la ricostruzione non è neanche iniziata. Abbiamo delle aree costiere che si stanno invece completamente cementificando in modo incontrollato e abbiamo accertato che i fiumi si stanno gravemente inquinando perché non ci stavano adeguati depuratori ed altre aree. E lo stesso discorso riguarda le aree costiere e balneari, come ve ne sarete accorti voi che andate a mare.
questo patrimonio quindi non era adeguatamente tutelato. Inoltre avevamo una nuova normativa, come accennava prima il professore Pierdonati, molto più complessa, perché sostituendo i reati di pericolo in reati di danno, presupponeva che questo danno venisse realmente accertato, e non avevamo, come conosce molto bene il nostro bravissimo direttore dell'ARPA, degli operatori talvolta in grado di sviluppare indagini molto complesse e sofisticate come queste, perché non si tratta più di reati di pericolo dove io posso ipotizzare, no, io lo devo accertare concretamente, perché sono reati gravi. E questo, tutto questo significava avere di migliori operatori, e non ne abbiamo, ce ne abbiamo, ma non ne abbiamo in numero sufficiente per l'entità delle problematiche di inquinamento idrico di falda. Voi avrete visto la vicenda del Gran Sasso, che in questo momento abbiamo nella fase dibattimentale, in che situazione e quale gravità abbiamo quella problematica. È una delle maggiori indagini che abbiamo attualmente in dibattimento, e riguarda il laboratorio e riguarda la galleria, cioè le maggiori opere, alcune delle maggiori opere che abbiamo in Abruzzo, dove abbiamo accertato che c'è un pericolo reale, concreto, di inquinamento rilevante, e su cui però ci siamo mossi con il massimo equilibrio. Abbiamo evitato di fare sequestri, abbiamo invitato invece il mondo politico ad intervenire, perché si trattava di realizzare opere per milioni di euro, opere che finora non sono state realizzate, nonostante ci sia stato questo invito da parte della Procura, perché noi non è che possiamo operare, noi possiamo verificare se ci sono reati, ma certamente lo possiamo costruire. Ma questo mi fa capire come c'è stato finora un gravissimo ritardo sulla tutela dell'ambiente, perché stiamo parlando dell'acqua che beve l'intera regione, e finora c'è stato un gravissimo ritardo da quando abbiamo rappresentato a tutte le istituzioni, 60 istituzioni nazionali, non si è fatto finora nulla, tranne mettere i birilli nelle gallerie, non si è fatto altro. Questo mi fa capire che la principale missione che abbiamo tutti noi cittadini, giornalisti, professori, magistrati, avvocati, operatori, è di tutelare questo bene prezioso prima che venga inevitabilmente danneggiato, irreversibilmente danneggiato, e dobbiamo costruire degli operatori in grado di operare su indagini complesse, sofisticate, dove occorre avere strumenti scientifici, occorre esperienza, occorre sviluppare casistica pratica, non chiacchiere, non teorie astratte, ma si tratta di effettuare accertamenti concreti su come costruire questo disastro ambientale, quali sono gli elementi di questo disastro, e per questo ci vogliono persone competenti, altamente competenti, che abbiano esperienza, e per questo il master rappresenta uno strumento fondamentale, la presenza qui dell'ARPA, come vi saranno presenti tutti le principali rappresentanti delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardie di finanza e così via, e perché noi intendiamo utilizzare questo strumento come volano per la crescita professionale di tutti gli operatori della giustizia. Quindi capite l'importanza capitale di questo master per richiamare l'attenzione sulla Cenerentola in questo momento, che è l'ambiente, che è la base della nostra sopravvivenza, finora profondamente trascurata. Ho parlato già troppo, mi perdono per questa, mi perdonerete di questo mio piccolo intervento, e poi vorrei passare la parola al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Prego.